Sì, intanto devo sottolineare che in questi 2 anni e mezzo mi sono divertito tantissimo. Anche noi, Immagino. Credo che comunque sia chi fa questo sport, la benzina di questo sport è il divertimento, quindi oggi è stata una bellissima giornata. E detto ciò, è stata una battaglia, c'è stato cuore secondo me da entrambe le parti e fino all'ultimo punto forse meritavano tutte e due le squadre di aggiudicarsi il match. E credo che la nostra pazienza, che secondo me ci sta anche contraddistinguendo in queste ultime uscite, dove siamo normalmente un po' ad alti e bassi, riusciamo ad esprimerci a grandi livelli come a livelli magari un po' meno alti. In questi momenti meno alti siamo sempre molto, molto cinici e facciamo le cose che servono per fare il punto. E questa credo che all'inizio di questa avventura non sia facile acquisire un valore così e metterlo in campo con queste grandi squadre, come è stato con Trento, come è stato stasera, secondo me anche in Champions League, è sinonimo di grande fiducia e di grande carattere. Scriverai stasera sul tuo blog dopo una partita come questa? Guarda, non scrivo niente stasera perché vado a mangiare e poi vado a godermi la serata, quindi magari scrivo qualcosina domani, però credo che saranno parole che vengono dal cuore, quindi come sempre vengono dal cuore, quindi saranno parole di grande entusiasmo. Giocare una cosa che mi piace tanto e che mi è piaciuta tantissimo stasera, la gente che viene a vedere le partite. Io personalmente vivo di queste cose e stare in mezzo a un ambiente così mi dà veramente una carica in più e mi fa rendere orgoglioso della vita che faccio.